Buongiorno, anche se sono le 7 tipo. Oggi è il giorno di Ferragosto, stamattina siamo andati al mare e adesso stiamo andando a fare una passeggiata dietro casa mia, dove c'è tipo desolazione e deserto. Ora vi faccio vedere. Desolazione, no, non si vede niente perché è in controluce, però qua non c'è il niente. Ci sono campi di cose. Ricorda un po' Interstellar questo paesaggio. Sì, va, esatto, bene. Un po' meno bruciato. Sì. E nulla, quindi adesso andiamo a fare una passeggiata qua dietro perché c'è un... non so come chiamarli, si chiamano Medau. E sono tipo i agglomerati di case tipici sardi che stanno un po' scomparendo, però qua dietro ce n'è uno e ve lo faccio vedere visto che è una cosa tipica. Gli amici che ci seguono non sono più così tanto amici. No, infatti prima ci hanno abbaiato contro, però adesso pare che ci stiano seguendo. Ora siamo arrivati in questo punto in cui si riesce a vedere il mare da lontano. Figata. E lì c'è quasi il tramonto. Ok, qui siamo arrivati al Medau che vi dicevo. Praticamente hanno più o meno ricostruito come erano le case sarde tempo fa. Yeah. E qua invece c'è la necropoli di Islochi Santus, che è la zona in cui siamo. Non si vede molto, però qui insomma ci sono dei resti nuragici. Qua è là sopra, però sì, non si vede nulla. Stanno ancora seguendo qua dietro. Tra l'altro ci sono anche delle macchine che arrivano, noi temiamo che possano investirli. Ci tengo a precisare che non sono dei randagi, ma tipo abitano in questa casa qua a fianco, solo che scappano via e ci seguono. Dove sono? No, ci hanno abbandonati. Ci hanno abbandonati, mannaggia. Tornano indietro. Buongiorno, sono le 10:30, più tardi. Sì, circa. Ok, e siamo a Chia, una delle spiagge più belle in Sardegna. Tra l'altro quest'anno ha anche vinto il premio come più bella spiaggia d'Italia, una roba del genere, quindi siamo gasati. Salve, la nostra giornata al mare è terminata. E ora stiamo andando, beh sì, in spiaggia sì, e ora stiamo andando sulla torre, forse si è visto dalla ripresa che ho fatto prima, che praticamente sulla spiaggia c'è una sorta di torretta e noi stiamo cercando di salire lì sopra sperando che ci sia un bel panorama. Ok, stiamo iniziando la nostra stradina, dobbiamo arrivare lassù. Questa è un'altra spiaggetta che è proprio di fianco a Chia ed è un po' più piccolina e ci sono tante rocce, infatti là dove sono... tipo là ci sono i ragazzi che fanno i tuffi. Molto pazzesco. Però è strabello, da qua si vede tutto il mare. Qua c'è la torre, appunto. Molto Game of Thrones. E qua tutto il mare e là, là si vede la spiaggia laggiù. C'è anche la scaletta e potete visitare la torre, solo che si paga e noi tutti come... scappano. E tutti appena scappano. Se vedi quel signore adesso tornerà giù in 2 secondi. Esatto, vabbè. Noi non avevamo neanche portafogli, quindi non potevamo salire. Però secondo me è bello da lassù perché praticamente ti affacci su questa finestra e vedi tutto il mare. Sono in controluce, ok. Siamo appena tornati a casa dal mare, stiamo facendo aperitivo a casa e vi volevo far vedere
l'aperitivo sardo, quello vero. Allora, aperitivo leggero. Esatto. Qui abbiamo casumarzu, questa è gorgonzola di pecora, pecorino e icnusa non filtrata, per restare leggeri. Sei gasato? L'aperitivo leggero, prima di cena. Daniele non riesce a fare l'accento sardo, non ce la può fare.